La lunga vita della Vespa è stata scandita da date importanti, corrispondenti alla nascita dei suoi principali modelli. Se il 1946 aveva rappresentato la nascita del mito Vespa, il 1963 rappresenta la comparsa sul mercato di una Vespa di straordinaria importanza, una vera e propria pietra miliare nella sua storia, la Vespa 50, il cosiddetto Vespino. Piaggio intuisce che si sta per affacciare sul mercato delle due ruote una nuova fascia di consumatori, quella dei giovani nati nell'immediato dopoguerra, che hanno voglia di socializzare, di scoprire il mondo, di sentirsi più liberi. Approfittando della legge che permetteva l'uso di ciclomotori ai 14 anni, Piaggio realizza per loro una Vespa a scocca piccola, con una motorizzazione di 50 cm cubi. Un veicolo che condizionerà positivamente la vita dei ragazzi negli anni 60 e 70. Piaggio avrebbe potuto pantografare la sorella maggiore, ma decide di incorporare nel veicolo molte soluzioni nuove, sia nel layout del motore che nel telaio, che tra l'altro presenta le sacche incorporate nella scocca. Ma queste caratteristiche non snaturano il veicolo, che a tutti gli effetti rimane una Vespa. Guardatela. La 50 è un grande esempio della capacità della Vespa di cambiare anche dimensioni e incorporare soluzioni tecniche sempre all'avanguardia, pur rimanendo fedele alla propria immagine, alla propria missione e alla propria filosofia. Voi vedete per strada uno scooter e dite: ho visto una Vespa, ma quasi sempre non sapete di che modello si tratti ed in quale periodo sia stata prodotta. Pochi veicoli al mondo possiedono questa fortissima connotazione e questa grande riconoscibilità, direi quasi quest'anima.